Buongiorno, buongiorno a tutti e bentornati su Gaming Galaxy. Oggi guida allo Steam, quindi a quella bellissima cosa che troviamo dietro Segliana, vicino alla Taverna Lunare. Serve per... In realtà non serve praticamente a un cazzo se uno farma normalmente nella vita, ma comunque me l'avevano chiesto un po' di tempo fa come funzionava e come si poteva fare. E niente, ve lo porto qui sul canale. Ricordo comunque che... In questo periodo di quarantena sarebbe bello se tutti coloro che guardano il mio video e che magari gli può essere stato utile o comunque anche soltanto gli abbia strappato una risata, ho fatto passare un po' di tempo in queste brutte ore che dobbiamo passare a casa, vi iscriveste al mio canale o lasciaste comunque un like al video. Sono apprezzati. Benissimo, eccoci davanti al nostro bellissimo Steam, quindi questa centrale a vapore che può essere utilizzata per raccattare materiali, buoni gourmet, buoni da scambiare con l'alchimista per prendere gioielli o quant'altro. Come funziona e soprattutto come si fa ad avere talmente tanto combustibile da sbattersene altamente di utilizzare il giochino, quindi utilizzare il WASD in questo caso, perché io ho il PC, anzi il WSD, perché io ho il PC e quindi ho i tre tastini da cliccare. Non so come funzioni con un joypad, mi spiace, sono un ignorante in questo che è imbarazzante, e semplicemente si può lasciare premuta la barra spaziatrice finché non ha finito il suo giochino. Ma iniziamo a capire un attimino la centrale a vapore. Quando si arriva alla centrale a vapore, bisogna parlare con il nostro vecchietto che gira la ruota e tira le maniglie varie ed eventuali, che è quello che fa in realtà funzionare lo Steam. Noi possiamo o aiutare la centrale, e quindi in questo caso far partire il gioco, oppure aggiungere combustibile. Iniziamo a vedere con l'aggiunta del combustibile. Come funziona? Il combustibile voi potete aggiungerlo, e qui lo vedete, la centrale a vapore, quanto combustibile noi abbiamo, quindi il combustibile conservato, in questo caso io ne ho 30.000 perché non faccio mai lo Steam, e quello naturale invece è 700 su 700, quindi è al massimo. Noi possiamo aggiungere combustibile e andare ad aumentare il combustibile conservato, che potremo poi utilizzare per fare il giochino. Per aggiungere del combustibile, noi dovremo dare dei minerali. Minerali che ovviamente noi raccattiamo in giro per la mappa, che possono essere dai Nova Cristalli, ai Cristal Puro, a qualsiasi altro materiale, come vedete, minerali vari ed eventuali, che ci recuperano i gatti, che recuperiamo noi dai mostri. Beh, in pratica tutto quello che voi andate a prendere in tutte le mappe, quindi sia dai cristalli che trovate in giro che dovete minare, sia per esempio nelle lande di cristalli invece ci sono le ambre blu e rosse, o anche nelle terre guida, quindi da raccattare sia dalle ossa ma soprattutto dai cristalli nelle terre guida, possiamo andare ad aggiungere con tutti quei materiali del combustibile. Il materiale migliore, e quindi è qua, potete ignorare tutto e fare direttamente quello se volete fare lo Steam, è il mucchio di carbone vena drago. Come si recupera? È semplicissimo. Il mucchio di carbone vena drago vi viene dato quando nelle terre guida avete il massimo del livello nei minerali. Quindi voi dovrete entrare in una terra guida, qualsiasi, indiscriminatamente del livello che volete, andare a fare il giro, perché ogni terra guida ha un giro praticamente prestabilito di minerali e ossa, quindi di raccatto minerali e ossa. Io vi consiglio sempre la parte della barriera corallina perché è la più piccola e il giro è molto corto. E ogni volta che voi arriverete ad avere il giacimento gigante dei minerali, tirerete fuori un mucchio di carbone vena drago. Ricordatevi che se andate con tutte le abilità, come per esempio geologo, all'interno delle terre guida, quindi vi fate una build apposta per raccattare tutti questi materiali, considerate che dal mucchio di carbone vena drago ve ne vengono date due. Io è un po' che non lo faccio, ne ho solo 21, ero arrivato ad averne circa una quarantina, ma considerando che 21
per 500 è un numero decisamente molto alto, bastano anche una ventina di questi carboni vena drago. Quindi, una volta che voi avrete passato circa una mezz'oretta all'interno delle terre guida a raccattare questo bellissimo materiale, considerate che ne avrete dai 15 ai 30. Dipende sempre con che build andate dentro e con che fortuna, soprattutto, spawnano i materiali. Un'altra chicca è che i materiali, o meglio il giro, voi dovrete farlo ogni 2 minuti, perché ogni 2 minuti spona o un mucchio d'ossa o un mucchio di minerali. Quindi quando voi fate il primo giro, raccattate tutti i materiali e vi fermate, dovrete aspettare esattamente 2 minuti perché questi respawnino in sequenza. Vi ricordo ancora una volta di andare, e questa è una mia opinione, ovviamente potete scegliere quella che volete, andare nella barriera corallina delle terre guida, per il semplice fatto che il giro in sé è all'incirca di 1 minuto e mezzo. Quindi una volta che voi vi siete fermati potete praticamente rincominciare il giro già di corsa, perché inizieranno a respawnare piano piano tutti i materiali e sono praticamente sempre nello stesso identico posto. Ora, una volta che noi abbiamo raccattato questo bellissimo materiale, lo andiamo a depositare, vediamo che cosa succede e poi andiamo a fare il giochino. Quindi, prima di tutto, io decido che ne voglio dare 10, ok? Quindi confermiamo. Come vedete qua è aumentato di 500. Io sono felice così, posso andare a fare, ne ho veramente una quantità industriale di conservato e di conseguenza posso andare a fare il giochino. Adesso andiamo a vederlo. Bene, il giochino come si fa? Si va sempre dal nostro vecchiettino, si fa aiuta alla centrale e parte il nostro giochino. Io ovviamente ho un totale di 14.300, potrei convertire tutti i materiali che io ho dato all'interno come combustibile, cioè che io potrei dare all'interno come combustibile, gli dico di no perché ne ho veramente una quantità industriale, quindi non mi interessa. Questo qui sono i due bonus che io posso dare, quindi questa volta c'è una stampa Wyvern celeste e una lampada semplice di cui non me ne faccio assolutamente niente. Come potete vedere io dovrei premere space, quindi la barra spaziatrice, per far partire il giochino. Questi sono tutti i buoni, ok, tutti gli oggetti premio che noi possiamo raccattare. Vi ricordo che i migliori oggetti premio, ovviamente, o meglio quelli che servono di più di tutti, sono le armature pesanti e le armature dure, possono essere molto utili, l'uovo d'argento che può essere venduto per zenny se per caso siete a corto, tutto il resto è un aiuto in più, diciamo che è un aiuto in più, e chiaramente oggi c'è anche la stampa Wyvern celeste e il buono gourmet, che questi invece non si rifiutano mai e poi mai. Bene, iniziamo il giochino e vediamo un attimo come funziona. Il giochino è partito, bisogna premere AWD in sequenza, come volete voi. In questo caso io posso andare a decidere se per caso, vedete, prendo la D, se per caso trovo il... Oh, ce l'ho fatta. Quando noi riusciamo a raccattare con il giochino le 3 spunte oro, ci verrà dato un premio più importante. In questo caso il giochino va avanti per eoni e eoni, io non ho minimamente intenzione di farlo per farvelo vedere, quindi scopritelo da voi. Vi dico solo come suggerimento che questo giochino ha una sequenza prestabilita, sequenza che potete trovare su Google tranquillamente o su qualcuno che ha fatto un video sulla sequenza. Sono se non sbaglio 6 o 7 sequenze da fare e sinceramente secondo me non ne vale la pena, soprattutto quando si ha così tanto combustibile da sbattersene altamente. Quindi io premerò la barra spaziatrice, vi farò vedere come finisce e concluderemo questo video. Perfetto, questa è la sequenza finale in cui c'è il bellissimo filmato
Che tutti odiamo perché arriva anche lei. Quanto ti odio. Che ovviamente deve rovinare il tutto perché chiaramente i gatti buttano il carbone e lei le patate. Che senso ha? Esplode tutto. Il vecchio è morto e lei prende le patate. Mi pare giusto. Ebbene, questi sono i premi che io sono andato a guadagnare senza utilizzare una volta la sequenza. I premi ovviamente migliori che io ho potuto prendere, non te li dicono tutti, quindi quelli grigi non vengono considerati. E ecco i miei oggetti ottenuti. 57 mega pozioni, 13 mega nutrienti, 10 linfe vitali, 11 sfere soporifere, 43 sfere armature, 18 avanzate. Ne ho presi veramente una quantità industriali e chiaramente questo è un utilissimo modo per farmare oggetti che magari nel tempo noi abbiamo utilizzato. Prendiamo le mega bombe a botte che al posto di doverle costruire lo Steam ce ne può dare a iosa. Bene, io spero di esservi stato utile anche con questo mini video sullo Steam. Ci rivediamo la prossima volta. Ricordatevi di iscrivervi al canale, di attivare la campanella e di lasciare un like o un commento qua sotto nella guida. GG a tutti quanti e buona caccia!